Situata nell'odierna piazza Lucio Valerio Pudente, centro della Vasto Antica, la chiesa originale è stata edificata nel 1262 da Rolando Palatino. Qui il beato Angelo da Furci fu frate dal 1266 al 1271. In seguito l'intero edificio è stato trasformato in convento e ospitava la comunità degli agostiniani dei Cinturati. Nel 1808, sciolta la comunità religiosa degli agostiniani, il convento venne destinato a quartiere dei soldati e la chiesa venne dichiarata collegiata insigne e dedicata a San Giuseppe. Con la bolla apostolica del 23 luglio del 1853, Papa Pio IX elevò la chiesa a cattedrale. La pianta dell'edificio è a croce latina. I pilastri e l'architrave sono resti di epoca romana, mentre la facciata è di epoca medievale. Questa è in pietra dura della Maiella e presenta un portale tardo-romanico il cui arco, a sesto acuto, contiene due fasce, una interna a treccia e l'altra esterna a foglie di palma stilizzate. Il portale, insieme alle vetrate policrome, è di notevole rilievo. Nella lunetta della chiesa un'iscrizione rammenta l'autore dell'opera della facciata, Ruggero di Fragenis. L'interno era un tempo ricco di cappelle e di altari. L'intervento venne finanziato nel 1890 dai baroni Luigi e Filomena Genovarulli. L'edificio venne modificato dallo stile romanico al tardogotico. All'interno vennero eliminate le cappelle per problemi di staticità, creando una navata unica. Vennero rifatti in marmo l'altare maggiore e la balaustra. Prima del restauro, la chiesa era sprovvista del rosone, aggiunto nel 1928. Entrando si possono ammirare le quattro vetrate policrome, raffiguranti i personaggi dell'Antico Testamento, e le decorazioni sulle pareti e nel presbiterio. All'interno sono conservate due sculture lignee laccate rappresentanti Santa Monica e Sant'Agostino, datate fine Cinquecento. L'opera d'arte di maggior pregio della cattedrale è il trittico su tavola della Madonna della Misericordia del 1505 di scuola cretese bizantina, collocata a metà della navata destra. Il restauro ha riportato alla luce i colori originali e posto in evidenza alcuni dati dell'opera. L'autore è Michele Greco d'Avalona, attivo in quegli anni a Guglionesi, feudo dei Davalos. L'originaria collocazione del trittico era nella cappella di Cona a Mare, distrutta dalla frana del 1816, situata nei pressi dell'attuale chiesa Stella Maris. Un tempo posta dinanzi la cattedrale di San Giuseppe, la fontana dava il nome al largo in cui era situata, Largo Fontana. Nel 1723, durante la cerimonia di consegna della collana del Toson d'Oro da parte del marchese Cesare Michelangelo d'Avalos al principe Fabrizio I Colonna, dalla fontana venne fatto uscire vino bianco e rosso per i festeggiamenti. Dalle finestre del palazzo d'Avalos vennero gettati al popolo vari generi commestibili e seguirono giochi, fuochi d'artificio e musica. Oggi la fontana è stata spostata in piazza Barbacani. Essa simboleggia la piazza del comune ed è il monumento che accoglie chiunque arrivi in centro, ma le sue condizioni sono davvero pessime. Sulla facciata medievale della concattedrale di San Giuseppe sono stati aggiunti, dopo più di 600 anni, elementi architettonici che racchiudono simboli non immediatamente visibili. Quando venne aggiunta la raggiera del rosone, nel capitello del raggio superiore centrale venne scolpito un fascio littorio. Gli anni della costruzione della raggiera erano dominati dal fascismo, quindi si può facilmente immaginare come questo ha influenzato pesantemente la realizzazione e più in generale la costruzione di edifici pubblici. Una delle opere più importanti e significative presenti nella chiesa è la Madonna della Cintura. La statua è rivestita di coloriti e vistosi abiti di stoffa. È di scuola napoletana ed è collocata in una nicchia di legno ben lavorata, sempre in stile gotico. La statua, una Madonna con il bambino in braccio e una cintura che pende tra la mano della Vergine e la piccola mano di Gesù, ha come data di presenza il 2 luglio 1712. È stata offerta alla chiesa dalla Congrega dei Cinturati. La tradizione agostiniana parla dell'apparizione della Madonna direttamente a Santa Monica, che la pregava per la conversione e la difesa del figlio Agostino. Secondo la tradizione, la Madonna le sarebbe apparsa con una veste nera e una cintura che le scendeva davanti fin quasi ai piedi, rassicurandola della protezione per la sua persona, per il figlio Agostino e per chiunque altro avesse portato quell'abito. In realtà, l'abito religioso degli agostiniani ricalca molto da vicino quello della Madonna apparsa a Santa Monica, ad indicare una particolare protezione della Vergine per l'ordine agostiniano.
Notizie storiche del tempo riferiscono che la statua della Madonna è stata fatta venire da Napoli come ringraziamento per lo scampato pericolo della peste e dell'invasione delle cavallette. Proprio Napoli fu una delle città più colpite da quell'epidemia di peste. Secondo le fonti, la malattia arrivò dalla Sardegna e colpì una città che era già stata provata da un'eruzione e da una rivolta e che quindi versava in condizioni difficili. I morti furono circa 240.000 e, considerando un totale di 450.000 persone presenti in città, il tasso di mortalità fu quasi del 50%. Napoli e i suoi cittadini furono messi a dura prova da questo contagio. Infatti, molti narratori dell'epoca si mostrarono seriamente preoccupati per la situazione. E dopo il passaggio della peste, la città non ebbe tregua, perché dovette affrontare un nuovo problema: lo smaltimento dei corpi appestati. La soluzione fu trovata nella collocazione di quest'ultimi in alcune cave di tufo, situate tra il vallone dei Girolamini a monte e quello dei Vergini a valle. Inizialmente la cava veniva usata per l'estrazione del materiale necessario per la costruzione della città, poi, con l'arrivo dell'epidemia, fu utilizzata per lo smaltimento dei corpi. Il cimitero delle Fontanelle si sviluppa su una superficie di circa 3.000 metri quadri e viene chiamato così per la remota presenza di fonti d'acqua. È formato da tre grandi gallerie a sezione trapezoidale, con un'altezza variabile tra i 10 e i 15 metri e lunga un centinaio di metri, collegate da corridoi laterali. Ognuna di queste ha sui propri lati teschi, tibie e femori e un proprio nome. Quella di sinistra è chiamata Navata dei Preti, quella centrale Navata degli Appestati e quella di destra Navata dei Pezzentielli. Inoltre la cava ospita anche una chiesa situata dinanzi all'ingresso principale e accessibile dalla prima ala a sinistra. Nella Navata degli Appestati possiamo trovare una particolarità del cimitero: una ossoteca contenente tibie e femori con al centro un Cristo risorto. Alcuni dei teschi presenti nel luogo sono stati adottati da persone che potevano permetterselo e quindi riposti in teghe di legno o marmo. Con un luogo così suggestivo e misterioso è stato inevitabile che nel tempo siano sorte alcune leggende. Due sono quelle rimaste famose nel tempo: la leggenda del capitano e la leggenda di Donna Concetta. La prima leggenda ha due versioni. La prima racconta di una giovane donna devota al teschio del capitano. Un giorno il futuro marito, scettico e geloso, andò con lei e conficcò nell'occhio del teschio un bastone di bambù e deridendolo lo invitò al loro prossimo matrimonio. Il giorno delle nozze si presentò alla festa un uomo vestito da carabiniere. Lo sposo gli chiese chi fosse e questo si mostrò per la sua vera natura da scheletro. Così gli sposi con alcuni invitati morirono sul corpo. La seconda racconta di un camorrista che aveva osato profanare il cimitero facendo l'amore con una ragazza e schernendo il capitano invitandolo ironicamente il giorno del suo matrimonio. Durante il ricevimento apparve tra gli invitati un uomo vestito di nero, dall'aspetto severo e taciturno. Alla fine del pranzo gli fu chiesto di dichiarare la sua identità e questo disse di avere un dono speciale per gli sposi, ma di volerlo consegnare in privato. Il capitano, cambiata stanza, mostrò la sua vera identità e toccando gli sposi li uccise all'istante. La seconda leggenda invece riguarda un cranio contenuto in una teca che ha una particolarità: la sua lucentezza. Al contrario degli altri crani coperti di polvere, questo è ben lucido. Probabilmente ciò avviene perché il teschio riesce ad assorbire meglio l'umidità del luogo sotterraneo. Secondo i fedeli invece la sua lucidità è causata dal sudore delle anime che si trovano nel purgatorio. Inoltre, secondo la tradizione, Donna Concetta potrebbe esaudire le grazie. Per verificare se ciò avverrà, bisogna toccare il teschio e verificare se la mano si bagna.